Buonasera e bentornati con questa nuova puntata di Municipio X. Oggi con noi abbiamo Irene Sofia, youtuber e blogger di Una vita da mamma, anzi una vita da Baumamma. Ci teniamo a precisare. Chi sei tu, Irene Sofia? Spiegaci un po' cosa fai della tua vita e perché ti definisci una Baumamma. Allora, innanzitutto ciao a tutti, inizio sempre anche i miei video con ciao a tutti, mi prendo un po' in giro. Allora, io appunto sono istruttrice cinofila, quindi il cane è sempre stato per me, diciamo, la mia vita. ho cominciato, aperto il canale YouTube proprio per raccontare un po' anche come condividere al meglio la propria vita, come rispettare le necessità e i bisogni del cane senza umanizzarlo, perché oggi c'è un po' troppo questa tendenza a considerarli i propri bambini. Mi sento colpevole. A livello, diciamo, affettivo ci sta e lo comprendo benissimo, perché io per prima faccio così, però è necessario capire che sono animali diversi da noi, che hanno delle necessità diverse, e moltissimi problemi comportamentali derivano proprio da una mancata conoscenza delle sue necessità e anche dalla comprensione. È difficile magari capire che cosa ci sta dicendo il cane in certi momenti, quindi questo è fondamentale. Essendo poi diventata mamma di due bambine, il Gai e Leila, ho messo insieme questi due mondi, quindi mi piaceva il fatto di essere considerata una Baumamma, perché alla fine sono mamma di tutte e tre. Esatto. E tra l'altro questa tua presentazione è perfetta, direi, totalmente esplicativa, mi fa un po' sentire colpevole e mi rimanda un po' a un articolo che ho letto sul tuo blog relativo ai baci ai cani. Questo non è anche una forma di umanizzazione del cane? Perché io è una cosa che faccio spesso, mi viene da coccolarlo proprio come se fosse un pargolo. Certo. Il cane come reagisce al nostro rapportarci quasi come se fossero dei bambini? Allora, i cani sono intelligenti, quindi il nostro cane in particolare capisce che è una dimostrazione d'affetto nei suoi confronti. Anche l'abbraccio, per esempio, per noi proprio il fatto di portare il bambino in braccio è proprio una protezione, e quindi di conseguenza ci viene da abbracciare poi le persone a cui vogliamo bene, e i cani e i gatti, proprio come dimostrazione d'affetto. Mentre nel mondo canino, ovviamente, l'abbraccio non esiste, come non esiste il bacio. L'abbraccio in particolare può essere considerato una specie di monta, quindi anzi è diventa quasi una sfida, qualcosa di pericoloso, in particolare con cani che non conosciamo. Poi il nostro cane capisce, però certo che se lo stringiamo troppo forte, lo sbaciucchiamo continuamente, comincia a dare qualche segnale di disagio anche il nostro cane. Ma è possibile che il mio cane abbia imparato ad abbracciarmi? Perché ha un vizio, insomma, negli ultimi 2 anni forse, per cui se io mi piego, lui mette le zampe qua e si appoggia quasi, come se fosse una persona. Forse l'ho plasmato talmente tanto che... Ci sta, che comunque magari vuole alzarsi al tuo livello per leccarti la faccia, oppure appunto per appoggiarsi, che è una cosa, anche Pinta lo fa tantissimo, per me è tenerissima. E quindi se è piccolino il tuo cane, mi hai detto, giusto? Quindi mette le zampe così per raggiungerti più facilmente. E quindi abbiamo citato Pinta, che è la tua compagna di viaggi. Hai iniziato con lei il tuo percorso o l'hai scoperto mano a mano e poi lei ti ha accompagnata più tardi? Allora, io ho iniziato con i cani di mia zia, Golfo e Arancio, che purtroppo non ci sono più, sono stati fantastici. E, comunque ho iniziato il percorso per diventare educatrice, poi istruttrice cinofila, senza cani all'inizio. Quindi ho cominciato appunto la parte di teoria, poi mi sono fatta prestare i cani di mia zia, che venivano dal canile, entrambi fratelli e adottati, mi sembra a 8 anni di età, quindi già grandi, già con anche alcune problematiche resistenti. Però hanno fatto questo percorso con me e poi ho preso Pinta, che ha terminato gli studi insieme a me, e poi ha iniziato questa avventura del blog, del canale, eccetera. Ma c'è differenza, prima di parlare dei tuoi canali, appunto, dove ti possiamo trovare e dove fai informazione, c'è differenza tra istruttrice e educatrice cinofila? Sì, diciamo, allora, l'educatore si occupa più dell'educazione di base. Educare significa tirare fuori qualcosa che è già preesistente nel comportamento sia dei bambini che dei cani,
E quindi sono un po' le regole di base, ma anche le conoscenze di base che deve avere il proprietario per rapportarsi nel modo corretto con il cane. Quindi non ci sono, diciamo, problematiche preesistenti, ma si possono insegnare i comandi, diciamo, i più importanti sono in assoluto il richiamo, sono i comandi un po' salvavita, il resta, il lascia, poi vabbè seduto, terra, così sono un po' dei giochini, dei trick, sì. Non è che siano proprio necessari. Sì, forse quasi più soddisfazione del padrone, sì. Riuscire a insegnare. Sì, possono essere funzionali in alcune situazioni, ma un cane che di per sé è educato, è tranquillo, così non ha la vera necessità di impararli, mentre il richiamo sicuramente è importantissimo, perché hai così la possibilità di lasciare libero il tuo cane, cioè certo. Di non doverlo tenere sempre legato, ovviamente. Mentre l'istruzione è un livello più avanzato, si può diventare istruttori di determinate discipline, magari sportive. Io non lo sono, le ho provate, però non mi sono specializzata, come agility, disc dog, rally obedience, eccetera. Oppure ci si può occupare dei problemi comportamentali. Io mi sono occupata di questa parte. Quindi cani che, non so, hanno ansia da separazione, aggressività, fobie, in genere sono percorsi che si seguono all'inizio con un veterinario comportamentalista e poi l'istruttore cinofilo segue il percorso. Sì, è un po' da funzione anche da psicologa, insomma, per il cane può essere assimilabile. È necessario anche avere delle competenze relazionali con i proprietari, perché in fin dei conti è poi il proprietario che deve mettere in pratica e deve appunto risolvere il problema. Se deve sostenere il proprio cane, anche perché da solo è un po' difficile che possa mettere in pratica i tuoi consigli. Sì, quindi io devo proprio passare delle competenze ai proprietari, in modo che poi siano loro a cambiare il loro stile di vita, la gestione. Sì, in modo che sia continuativo, aspetti. Ecco, esatto. È persistente. Non può essere un lavoro che io faccio col cane e basta. Sì, non può essere neanche temporaneo, assolutamente. Esatto. Quindi abbiamo citato i tuoi canali YouTube, il tuo blog, come si chiama? Qua la zampa? Allora, troviamo... sì, il blog è irenesofia.it, mentre i canali, cioè Facebook, Instagram e YouTube sono qua la zampa. Qua la zampa, appunto, perché sì. La zampa dipinta. Sì, sì, c'è una bella foto in cui appunto lei appoggia la zampa qui, che è molto significativa, diciamo. E usi i social per comunicare con appunto i tuoi follower, dai consigli sui social con i tuoi video, come usi queste piattaforme? Riesci a comunicare con il tuo seguito? Sì, sì, c'è moltissima interazione, tantissimi messaggi anche privati, chiedo perdono se qualcuno mi sta guardando, che purtroppo non riesco a rispondere a tutti perché veramente sono tanti. Anche perché sei una bau mamma, per cui gli impegni sono triplicati. Esatto, sì, sì. E allora, diciamo, utilizzo soprattutto i video per o i tutorial, quindi mostrare proprio dal punto di vista pratico come insegnare determinati segnali, esercizi, giochi anche, tipo giochi anche di attivazione mentale, problem solving, così. E, mentre gli altri canali li utilizzo più per la vita di tutti i giorni, diciamo, raccontare quello che faccio, quello che fa Pinta, mandare dei messaggi, quindi su quello che succede anche, sì, nel mondo cinofilo. Seguendoti uno ha anche un po' l'idea, beh, se è padrone di un cane, su cosa è necessario fare nel caso in cui magari uno avesse bisogno anche a chi doversi riferire per risolvere i esatto. problemi situazionali. E poi anche, non so, nel caso di un appassionato, che cosa si può intraprendere a livello di carriera, comunque a livello di stile di vita, se uno vuole prendere la tua strada? Sì, sì. Perché sì. Vedendo le tue pagine, insomma, si ha idea degli avvenimenti a cui comunque tu partecipi e cosa si può seguire, insomma. Sì, ecco, appunto ultimamente faccio anche delle collaborazioni. Sono veramente molto oculate, cioè molto scelte, perché non collaboro con chiunque, ovviamente sono in tanti a chiedermi di attivare delle campagne, delle collaborazioni, ma sto molto attenta, perché ovviamente faccio solo quello in cui credo, proprio perché ho una credibilità nel settore e voglio trasmettere sempre dei messaggi in cui al centro ci sia sempre il benessere del cane, questo non venga mai meno. Quindi è proprio importante che se sposo una causa, una campagna, che sia una campagna charity, un'iniziativa, un tipo di prodotto, deve essere qualcosa che ho utilizzato,
oppure ho consigliato, almeno, cioè in tutte le casistiche che ho visto durante il mio lavoro, in alcuni casi mi è successo di consigliare questi prodotti. Se non li volessi consigliare, no, a quel punto non lo farei. Sì, la tua figura deve essere affidabile sui per social forza. Come nella realtà, insomma, come sei tramite tra il cane e il padrone, allo stesso modo sei tramite tra i cani e gli utenti in questo modo. Quello che faccio sui social è comunque quello che farei nel privato con una famiglia a cui faccio una consulenza, quindi è importante che ci sia la professionalità prima di tutto. E c'è qualche progetto a cui stai collaborando, se ce ne puoi parlare? Allora sì, certo. Tutto questo, queste collaborazioni nascono da un incontro con Fattore Mamma, che è un'agenzia di comunicazione e di influencer marketing che lavora con le mamme vlogger da ormai più di dieci anni. E quando sono diventata mamma, appunto, li ho contattati perché ho cominciato a fare dei video anche su cani e bambini, come preparare il cane all'arrivo di un bambino, cose che ho fatto e che consiglio, e come poi tutelarlo, perché come ti dicevo prima, i bambini sono meravigliosi ma ti sconvolgono la vita, a noi come anche al cane, quindi bisogna assolutamente prepararlo. Pinta è stata bravissima, però è ovvio che un pochino il colpo l'ha accusato. Serve parecchio tempo per preparare il cane oppure un qualcosa che... Non si può fare in 2 mesi. Appena si sa che, okay, che sta per arrivare, bisogna cominciare. Prima si fa e meglio si fa, più il cane sarà tranquillo e disposto a accettare questi cambiamenti. Ecco, bene, un buon monito nel caso di gravidanze future. Noi abbiamo appunto 9 mesi per prepararci e allo stesso tempo dobbiamo vale andare per a loro. Sì, questo ci ricorda appunto quanto per te, ma quanto per chi ha un cane, sia al centro poi della nostra famiglia alla fine. È comunque sì, un ruolo importante. Scusa, devi un attimo, prima che mi dimentichi, sì, questa cosa di preparare sempre gradualmente, visto che adesso ci avviciniamo a Capodanno. Ah, ecco. Ai fuochi eccetera, anche lì non si può pensare di intervenire, proteggere il proprio cane in quel giorno, esatto, o nei pochi giorni precedenti e successivi, perché oramai i botti arrivano, sparano prima e dopo, ma bisogna prepararsi con un po' di mesi di anticipo se veramente vogliamo aiutarlo. Sì, perché il cane soffre. Alcuni sì, tanti cani e gatti hanno paura dei botti. Pinta no, però l'avevo preparata per tempo al suo primo capodanno, quindi ovviamente sentono questi rumori fortissimi e non sanno da dove provengono. Che brava, hai fatto bene a sottolinearlo, non è stata una deviazione inutile, ma anzi sensata, no? Perché ci tenevo, sì. Pensiamo sempre magari che sia un qualcosa di quasi naturale o comunque veloce da fare questa preparazione, basta magari purtroppo chiudere il cane in una stanza o tenergli compagnia, invece non è così. Sì, quello è l'aiuto minimo, immediato, esatto. Immediato, esatto, però... Torniamo quindi... a Fattore Mamma. Quindi allora ci siamo conosciuti, mi è piaciuto tantissimo la loro realtà, che è molto particolare, composta quasi esclusivamente da mamme, appunto donne o mamme, e abbiamo pensato insieme di creare Fattore Pet, quindi una divisione che gestisco io insieme ad altre mie colleghe, per fare incontrare appunto i creator del mondo pet, che creino dei bei contenuti però di qualità, con le aziende che vogliono comunicare, e quindi abbiamo già fatto diverse collaborazioni in questi anni e stanno nascendo delle cose molto interessanti. E fate degli eventi? Sì, abbiamo in questi 2 anni abbiamo fatto i Pet Marketing Day, che è un evento proprio dedicato alle aziende per raccontare quello che facciamo e come si sta modificando il mondo dei pet, il mercato anche, e quindi anche un po' di conseguenza i metodi, diciamo, per comunicare. È molto interessante. Sì, anche perché oggi abbiamo a disposizione, questo lo vediamo continuamente, tante piattaforme, e lo vedi tu stessa avendo il blog, certo, ma anche le pagine di YouTube, di Facebook, di Instagram. Però la differenza sta anche proprio in questo, cioè poter raggiungere una community che però abbia delle informazioni utili ed efficaci, perché il problema è che magari appunto si possa raggiungere qualunque tipo di informazione, magari neanche sì, troppo verificata, e vale un po' per tutto, ma se in questo caso parliamo del cane, che comunque ha una sua personalità, è un animale come noi,
ha bisogno che il padrone se ne prenda cura, comunque gli offra un servizio, se vuoi, sì, verificato, sì, da chi è esperto. Esattamente. Quindi sì, la cosa bella, magari ci possono essere, per dire, dei test di prodotto fatti dai blogger, che quindi testano, vedono un po' come si trovano e quindi poi riportano la loro esperienza, che è un po' il, diciamo, come fare l'unboxing, sì. Arriva questo prodotto, tiro fuori, ti racconto. È ovvio che un utente non potrebbe farlo con tutti i prodotti che ci sono in commercio, quindi è anche carino che esistano delle persone che sono competenti in materia e quindi ti raccontano un po' che cosa ne pensano. E ti fanno una preselezione in questo modo, esatto. Anche perché nella frenesia del dover gestire una vita proprio, quella del cane, la propria, la sì, casa, sì. Uno può arrivare dritto al punto. Certo. Ovviamente ti dico, è difficile fare delle recensioni magari negative per varie ragioni, perché io per prima non compro un prodotto se non mi piace. Se non mi piace non me lo faccio mandare, perché magari lo so prima. Certo. E quindi solo se una cosa mi convince dall'inizio, allora posso fare questa collaborazione e parlarne. Però qualche volta ho parlato anche di prodotti che ho comprato sbagliando e che non mi sono piaciuti, quindi ci sta, capita anche quello. Vabbè, almeno appunto uno si fa un'idea generale, certo. E precisa. E con il Pet Marketing Day si tratta di eventi annuali, quindi sì, vengono ripetuti. Tutti gli anni, esatto, siamo gli unici in Italia a organizzarli, mm-hmm. Quindi direi che è proprio un'occasione unica anche per le aziende del settore di essere un po' informati su quello che succede. E per la partecipazione come si fa? Sì, noi lo comunichiamo su, okay, tutti i nostri canali e quindi, sai, soprattutto anche LinkedIn, che è proprio più un profilo più aziendale. Più aziendale, certo. E quindi poi sì, abbiamo una newsletter che mandiamo in modo da avvisarli per tempo. Allora, prima di salutarci, dal momento, sì, che hai dato una bella descrizione di quello che è il tuo lavoro, ma anche di quello che è il ruolo, secondo me, del cane nella, mm-hmm, nostra famiglia, ti farei una domanda collegandomi proprio alle notizie che sui social in questi giorni passano decisamente. Quella del cagnolino con la coda sulla fronte, che è il cagnolino unicorno, è stato definito, carinissimo, che però è diventato un po' un caso, un po' un emblema, perché è stato abbandonato. Allora ti farei questa domanda, tu da esperta, quindi, mm-hmm, con una certa sensibilità ma anche una certa competenza, diresti un qualcosa a riguardo, insomma, dell'abbandono? Pensi che si possa sensibilizzare le persone a non abbandonare? O, insomma, qual è la tua idea a riguardo? Allora, va un pochino in controtendenza. Vanno benissimo le campagne anti-abbandono e è bene che ci siano. Però penso che l'utente principale, il target principale di queste campagne siano persone che sono già sensibili a questo fatto, quindi che mai abbandonerebbero il loro cane o gatto. Una persona che riesce a fare una cosa così brutale come abbandonare un miglior amico, penso che non venga colpito tanto da queste campagne, che non si possa far cambiare idea. Io farei una campagna di quasi anti-adozione, nel senso che bisogna sensibilizzare moltissimo le persone sul come adottare, quando, in che periodo della vita, diciamo, e chi, cioè fare per esempio delle consulenze pre-adozione con un esperto per capire se si è in grado, con lo stile di vita che ha adesso quella persona, se è in grado di adottare un cane. È fuori tutto il giorno, non ha questa possibilità, ha grossi problemi economici, se il cane si ammala cosa succede? No, anche perché, questo, okay, per esperienza personale, il cane ha un grosso costo emotivo, di tempo, ma anche economico, finanziario, perché se il cane sta male, a me è successo di avere delle urgenze e di spendere magari anche 300 euro così in un colpo solo per dover ricoverare il cane. Certo. Questo è da tener conto, perché comunque è come, insomma, cura per se stesso, insomma, sì, nel caso in cui uno avesse bisogno famiglia, di medicine, cosa fa, appunto, non può farne a meno, e la stessa cosa vale per il cane. Sì, Pinta appunto è stata mesi e mesi in cura quando ha avuto una meningoencefalite e questo ci è costato migliaia di euro, perché, ma è normale, è ovvio, è un sacrificio che fai, però abbiamo deciso noi di prenderci cura di lei e quindi lo dobbiamo fare, esatto, fino in fondo. E quindi è importante che le persone capiscano qual è l'impegno di avere un cane, perché ti apre un mondo, è qualcosa di meraviglioso, però richiede un impegno, è come un bambino.
un bambino ti apre un mondo meraviglioso, ma è un grandissimo impegno e quindi bisogna essere ben sicuri di volerlo affrontare in quel momento e di poterlo affrontare. Ti è mai capitato durante le tue consulenze di trovare casi in cui i padroni non avessero questo rapporto, comunque la volontà di continuare questo impegno? O... Mi è capitato un caso in cui hanno fatto bene a diciamo trovare una soluzione alternativa, perché erano due persone di 70, più di 70 anni, non messe molto bene fisicamente, qualche problemino, a cui la sorella di lei aveva regalato una cucciola di Labrador. Allora, i cuccioli già sono molto impegnativi, molto più di un cane adulto, per quindi se hai magari poco tempo da dedicare, così prendi più che altro un cane adulto, gli devi stare meno dietro. E poi un Labrador già di per sé è molto... Ha una certa stazza, esatto. Esatto, anche portarlo fuori era impossibile per loro. Io stessa gli ho consigliato a quel punto di trovare un'altra soluzione, ovvio di non mandarlo in canile, ma abbiamo trovato insieme rapidamente un'altra soluzione. Ok, questo ci dimostra una vita d'inferno per quel cane. Sì, per tutti, per cani. Immaginiamocelo a 5 anni con una coppia quasi di 80 anni. Non era possibile. Questo ci dimostra quanto la tua figura possa essere cruciale in determinate situazioni, perché affidarsi a un esperto fa la differenza anche nel capire quale soluzione adottare e che strada intraprendere. Assolutamente, sì. Allora consiglierei di seguirti sulle tue pagine, ricordiamo, sul blog Irene Sofia. Esatto, e qua la Zampa invece come canale YouTube, Instagram e Facebook anche. In questo modo potrete avere i consigli necessari e capire appunto che strada intraprendere per prendervi cura del vostro cane e della vostra famiglia al tempo stesso. Esatto. Ti ringraziamo e ci vediamo poi sul blog. Grazie mille. Alla prossima. Ciao.